È accaduto nel 1902 a Saint-Pierre, una delle città più spregiudicate dell'epoca. Saint-Pierre sorgeva in una valle lussureggiante, dominata dalla stupenda montagna Pelée, la cui vetta era un vulcano spento. Il primo segno premonitore si era verificato verso la metà di aprile. I serpentelli velenosi che popolavano la vetta abbandonarono il vulcano e dilagarono a valle. La gente si allarmò e gli stregoni tuonarono: «C'è una maledizione sulla montagna, la sua vetta esploderà!» Ma le autorità cittadine minimizzarono il fenomeno. Due giorni dopo abbandonarono la montagna anche gli uccelli. Gli stregoni al rullo dei tamburi cantilenarono la solita filastrocca: «C'è una maledizione sulla montagna, la sua vetta esploderà!» Poi anche gli indigeni che vivevano alle falde del monte si rifugiarono in città. Il 25 aprile il cavo transatlantico che metteva in comunicazione l'Europa con l'America adagiato sul fondo marino si ruppe. Un sopralluogo permise di notare che il cavo era stato spezzato da uno sprofondamento del fondo marino per oltre 300 metri di profondità, a pochi chilometri da Saint-Pierre. Inoltre l'acqua, senza ragioni apparenti, era incredibilmente calda. Quello che gli studiosi non sapevano ancora è che l'abbassamento del fondo marino aveva provocato l'infiltrazione di enormi quantità di acqua fino alla base sotterranea della montagna, dove ribolliva il magma in fusione. L'acqua a contatto col fuoco si trasformava in vapore e la montagna diveniva un'immensa caldaia senza alcuna valvola di scarico. Nella notte del 28 aprile ci fu un assordante boato. Dalla cima del monte si levò una nuvola color inchiostro illuminata al centro da luci rossastre. Alcune famiglie di indigeni lasciarono la città e molti altri cominciarono a pianificare la partenza. Le autorità si allarmarono perché l'8 maggio ci sarebbe stata la festa cittadina e l'11 le elezioni amministrative. Perciò fecero di tutto per tranquillizzare la popolazione in modo che la gente non partisse. La sera del 5 maggio la nave italiana Orsolina, comandata da Ettore Di Pasquale, gettò l'ancora a Saint-Pierre e cominciò a caricare zucchero. Ma il capitano, sentendo crescere la sensazione del pericolo, il 7 maggio levò l'ancora e partì con la nave carica a metà. Quel giorno e quella sera fervettero i preparativi per la festa dell'indomani. I preti decorarono le chiese, i giovani prepararono i carri per la sfilata, l'alta società era a teatro, i locali notturni erano affollati. L'alba dell'8 maggio giunse chiara e tiepida. La nave Roddam, proveniente da New York, faceva il suo ingresso nel porto e i passeggeri si affollavano sul ponte per contemplare la splendida montagna e la città vestita a festa. Ma improvvisamente agli occhi dei turisti si presentò uno spettacolo terrificante. Alle 7:51 esatte, una formidabile esplosione scosse la terra. Sotto gli sguardi atterriti di migliaia di spettatori, la montagna si squarciò su un fianco e dalla falla si produsse come un gigantesco cannone puntato verso Saint-Pierre. Da qui venne scaraventata fuori una nuvola nera di vapore misto a gas e particelle infiammate. La nube, alla velocità di 200 km orari, puntò diritto sulla città a 8 km di distanza. In 2 minuti appena raggiunse Saint-Pierre e in un istante la coperse della sua coltre di morte. Il vapore incandescente alla temperatura di 1400 gradi di calore raggiunse ogni sfortunato abitante di Saint-Pierre. In una sola inalazione incenerì letteralmente i polmoni delle vittime. In un baleno la nube carbonizzò la città e i suoi 40.000 abitanti, nessun superstite. Poi si precipitò nel mare distruggendo 17 navi ancorate nel porto. L'unica che riuscì a fuggire dalla nave fu la Roddam, ma dei 17 membri del suo equipaggio soltanto 5 tornarono vivi per raccontare la terribile catastrofe di Saint-Pierre. Il Vesuvio a Ercolano e Pompei aveva causato 20.000 morti, a Saint-Pierre ne morirono 40.000. La valle di Saint-Pierre era stata una valle di delizie, poi era diventata la valle della decisione, la decisione di andarsene o di restare. E infine era divenuta la valle del giudizio. Amici e fratelli, non credete che la triste esperienza di questa sfortunata città possa essere presa ad esempio per illustrare la sorte del nostro pianeta? Anche la Terra può essere definita la valle delle delizie.
Si mangia, si beve, si dorme, si costruisce, si inventa, si ascolta, si ammira, si corre, si gioca, si balla, si ride. Ma ecco, improvvisamente, che svariati segni premonitori annunciano l'imminenza della catastrofe. Come gli stregoni dissero della montagna Pelée, così potremmo dire noi del nostro pianeta: c'è una maledizione sulla Terra, essa esploderà. Il nostro mondo diviene quindi la valle della decisione. La decisione di vivere una vita meramente materialistica o quella di prepararsi coscienziosamente per il ritorno di Cristo. Poi, come per Saint-Pierre, anche la terra inaspettatamente diverrà la valle del giudizio. È quello che afferma la Bibbia. Ascoltate, dice il Signore, le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io giudicherò il mondo. Il nostro argomento conclusivo di questa serie di incontri si intitola La Valle della Decisione e il sottotitolo è Il Dio da non perdere. Si compone di quattro parti. Prima parte, La Valle di Giosafat. Seconda, La Valle della Decisione. Terza, La Valle del Giudizio. Quarta, La Valle di Benedizione. In Palestina c'era una valle, il suo primo nome fu la Valle di Giosafat, poi venne chiamata la Valle della Decisione e successivamente la Valle di Benedizione. Questo processo si svolse attraverso tre fasi. All'incirca nell'860 a.C. a Giosafat, re di Giuda, giunse una drammatica notizia. Gli Ammoniti, i Moabiti e i Maoniti stavano marciando alla conquista del regno di Giuda e del regno di Israele. Giosafat si rivolse a Dio in preghiera e il profeta Jaaziel ebbe una rivelazione divina. Poi disse al popolo: «Così dice il Signore, non temete e non vi sgomentate, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà». La valle dove Dio rivelò che avrebbero trovato gli assalitori fu chiamata la Valle di Giosafat. Ma in quel momento in cui ognuna delle 12 tribù di Israele doveva decidere se partecipare o no alla battaglia, il nome più appropriato poteva essere la Valle della Decisione. Il racconto biblico continua. La mattina seguente, mentre si mettevano in cammino, Giosafat disse: «Ascoltatemi, abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete». In questa seconda fase, in virtù delle decisioni già avvenute, la Valle della Decisione sarebbe divenuta la Valle del Giudizio. Infatti, chissà per quale arcana ragione, Ammoniti, Maobiti e Maoniti litigarono fra di loro e si sterminarono a vicenda. La Valle della Decisione era divenuta per i nemici di Dio e del suo popolo la Valle del Giudizio. Durante la terza fase, per coloro che avevano preso la decisione giusta, la Valle di Giosafat divenne la Valle della Benedizione. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino e trovarono abbondanza di ricchezze. Per questo quel luogo è stato chiamato la Valle di Benedizione. E adesso applichiamo a noi personalmente le tre fasi di questa storia. La Valle della Decisione, la Valle del Giudizio, la Valle di Benedizione. Oggi più che mai, a conclusione della nostra serie di studi Cerchiamo Dio, voi che l'avete seguita puntualmente vi trovate nella Valle della Decisione. Nel processo verso la salvezza ci sono tre fasi.
La fase iniziale è caratterizzata dall'indifferenza religiosa. In questo caso si vive una vita puramente materialistica e si finisce per diventare atei, o almeno vivere come se si fosse atei. La fase intermedia si manifesta mediante lo studio della Bibbia, che conduce progressivamente alla conversione e realizza la decisione del battesimo. La fase definitiva rappresenta l'ubbidienza a Dio che ci guida verso la santificazione progressiva, la quale realizza la vita eterna. La conclusione degli incontri Cerchiamo Dio vi ha collocati alla fase intermedia. Voi siete proprio di fronte alla conversione che si manifesta pubblicamente mediante il battesimo. Ecco, personalmente per voi, la valle della decisione. La vostra valle della decisione consiste nel decidere di superare le ultime due tappe della fase intermedia, che sono la conversione e il battesimo. Superando queste due tappe, voi passate direttamente alla fase definitiva del piano della salvezza. Il problema è che molti hanno paura di decidere. Da una parte hanno paura di dire no a Dio perché temono il giudizio, d'altra parte hanno paura di dire no al proprio egoismo perché temono l'impegno o la responsabilità o le privazioni. E così temporeggiano, illudendosi di aggirare l'ostacolo. Ma, cari amici, non c'è niente da fare. La valle di Giosafat, che lo vogliamo o no, è anche la valle della decisione. E sia che decidiamo male o che non decidiamo affatto, la valle della decisione diverrà la valle del giudizio. Temporeggiare non è una soluzione, equivale a prendere la decisione peggiore. Ronald Reagan, che è stato presidente degli Stati Uniti, racconta che da ragazzo fu condotto da sua zia presso un calzolaio per farsi fare un paio di scarpe. Il calzolaio gli chiese: «Te le devo fare con la punta rotonda o con la punta quadrata?» «Non lo so, non ho ancora deciso», rispose Ronald. «Allora ritorna domani e dimmi come le vuoi», concluse il calzolaio. Qualche giorno dopo il calzolaio incontrò il ragazzo Ronald Reagan e gli chiese: «Allora come le vuoi le scarpe, con la punta quadrata o con la punta rotonda?» «Veramente non riesco a decidere», rispose. «Va bene, allora decido io per te. Domani le tue scarpe saranno pronte». Quando Ronald Reagan andò a ritirare le scarpe, ebbe una spiacevole sorpresa. Le sue scarpe avevano una la punta rotonda e l'altra la punta quadrata. Il presidente racconta: «Ogni volta che guardo quelle scarpe mi torna in mente l'importante lezione che da allora ho imparato. Se uno non sa prendere la sua decisione, qualcun altro la prenderà al posto suo e non sarà certo una buona decisione». Cari amici, vedete bene che l'indecisione non è una soluzione, anzi è il rifiuto della soluzione. Ed ecco per voi il fatidico dilemma: decisione o rinvio? La vera Chiesa o quella apostata? I comandamenti o la tradizione? Il dovere o l'egoismo? Il vero battesimo o quello falso? Con Dio o con il mondo? La valle della decisione. Inevitabilmente una decisione sbagliata potrebbe trasformare la valle della decisione nella valle del giudizio. L'episodio della valle di Giosafat ha reso la stessa valle il simbolo del giudizio universale. Il Signore dice: «Le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti». C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il giorno del Signore, la valle del giudizio. Cari fratelli e amici, oggi all'ultimo degli studi di questa serie desidero che abbiate un sacro timore di Dio. Per questo vi parlo della valle del giudizio. Ma desidero pure ricordarvi che la valle del giudizio, se prenderete le giuste decisioni, diverrà per voi la valle di benedizione. Thank you.
Giosafate disse al popolo: domani scendete contro di loro. Domani rappresenta una decisione temporale. La vostra appartenenza alla vera Chiesa può anche non avvenire oggi, ma non deve essere neppure un poi atemporale. Deve essere domani. Una decisione temporale, a scadenza precisa. Non domani decido che l'indomani accetterò la verità per poi convertirmi dopodomani e battezzarmi postdomani. Domani deve rappresentare una pianificazione dettagliata con una scadenza precisa per una data stabilita. Non temete, non vi sgomentate. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. La battaglia sarà il Signore che la vincerà per voi. Non temete i vari impedimenti. Non abbattetevi, non scoraggiatevi. Solo presentatevi e state fermi, cioè decidete e mantenete ferma la decisione. Ascoltatemi, abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. Credete in quel Dio che avete trovato attraverso questi incontri, credete ai profeti di Dio, cioè in tutte le verità della Bibbia. Questo determinerà il vostro trionfo. La valle del giudizio diverrà per voi la valle di benedizione. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino e trovarono abbondanza di ricchezze. Per questo quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione. La valle di benedizione rappresenta la vita eterna, l'eterna gioia, l'assenza della morte, la presenza di Dio. Il regno di Giosafat ebbe pace, il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. La pace lungo tutti i confini rappresenta la terra restaurata, la nuova creazione, l'universo perfetto, la valle di benedizione. Mi sono battezzata molto giovane, avevo 14 anni e quindi ero adolescente. E insieme a me c'erano altri ragazzi che avevano preso questa decisione, altri adolescenti come me. Insieme andammo su una collina e passammo il pomeriggio in amicizia, pregando il Signore con delle lodi di canto nei suoi confronti. E fu per noi un pomeriggio fantastico. Già, come ho detto, la cerimonia era stata molto bella, toccante, e anche quel pomeriggio ci aveva particolar modo uniti insieme in questo sentimento di aver fatto un patto tutti insieme con Dio. Ovviamente le ore trascorrevano e così cominciò a scendere la sera. E da questa collina si poteva ammirare un panorama stupendo. Molte case, le persone che insieme alle loro automobili andavano e venivano, e così con il calare del sole, mentre noi eravamo appunto in questa zona panoramica stupenda, le luci delle case cominciavano ad accendersi. E così fui presa da un momento di commozione profonda. Come il sole calava, le luci man mano si accendevano, le case prendevano vita. E io mi rendevo conto che a ogni luce che si accendeva c'era un'anima alla quale io avrei potuto e forse avrei dovuto portare la stessa gioia che provavo in quel giorno, la gioia del patto con Dio. È stato un momento molto toccante, me lo ricordo ancora adesso nonostante siano passati più di 20 anni. Ogni luce che si accendeva era come se mi chiamasse: anch'io ho bisogno di Gesù. Anch'io voglio sapere che cos'è Gesù. Se ha salvato te, perché non può salvare anche me? Sentivo questa forte spinta verso la testimonianza per ogni luce che si accendeva. Spero di essere stata utile fino a questo momento della mia esistenza, aver portato quelle parole che possono condurre le persone a Gesù. E chissà che forse
una luce di queste possa essere proprio tu in questo momento che mi stai ad ascoltare. Carissimi, in conclusione desidero intensificare l'invito dello Spirito Santo rivolto alla nostra coscienza in vista di una saggia decisione. Un turista accompagnato da una guida alpina sta scalando una montagna. A un certo punto scorge una pecora su un pianerottolo verdeggiante. La povera bestia tenta inutilmente di risalire la scarpata e guarda angustiata il precipizio che si trova dalla parte opposta. Questa pecora, spiega la guida alpina, si è allontanata dal gregge che pascolava sull'alpeggio perché attirata dall'erba tenera che vedeva più in basso finché è giunta al punto del non ritorno. Ma il pastore, chiede il turista, non può fare qualcosa per quella povera bestia? Nulla, assolutamente nulla. Difficilmente qualcuno potrebbe così arrampicarsi sul pendio così scosceso e poi, se anche ci riuscisse, la povera pecora si spaventerebbe e correrebbe all'impazzata precipitando giù verso il burrone. Cari fratelli e sorelle in Cristo, noi non siamo pecore, siamo esseri umani. Gli animali e le persone, a differenza delle cose inanimate, provano dei sentimenti, dolore, piacere, odio, amore, fame, sazietà, paura, sicurezza. Ma in più noi possediamo qualcosa che le bestie non hanno. Le decisioni degli animali vengono prese esclusivamente sulla base degli istinti e delle emozioni. Invece noi abbiamo l'intelligenza, la ragione. Allora, perché seguire l'istinto dell'egoismo, i sentimenti del piacere o della paura che ci conducono lontano da Dio fino al punto del non ritorno? Non ho il coraggio di cambiare, non mi sento di battezzarmi, ho paura per il mio futuro, mi vergogno con gli amici, non riesco a decidere, sono incerto. Questi sono sentimenti e fin qui non siamo diversi dagli animali. Ma tutto cambia quando esercitiamo l'intelligenza. L'esercizio dell'intelligenza presuppone una scelta ragionata e la scelta ragionata e intelligente avviene sulla base della giustizia piuttosto che della convenienza, del dovere piuttosto che del piacere, della dipendenza da Dio piuttosto che della nostra presunzione. Sulle colline di Enna cresce la cicuta, un'erba micidiale per animali e persone. Eppure armenti e greggi sanno per istinto che non la devono mangiare. Un bambino invece senza l'attenzione della madre la mangerebbe. Avete notato? Un passerotto sa fare il nido anche se nessuno glielo insegna. Un essere umano invece deve imparare tutto. Una qualsiasi bestia nasce con la pelliccia o qualcosa di simile che la protegge dal freddo. L'essere umano invece nasce svestito. Gli animali conoscono per istinto il loro proprio linguaggio. L'uomo invece deve imparare questa o quell'altra lingua. Prendete un uccellino appena nato, separatelo da tutti gli altri, dategli il necessario per vivere finché sappia volare e poi lasciatelo. Anche senza che alcuno gliel'abbia insegnato, come gli altri suoi simili, egli saprà fare il nido, volare, procurarsi il cibo, migrare, riconoscere i predatori. Fate la stessa cosa con un bambino ed egli sarà assolutamente insufficiente a se stesso. Se nessuno glielo insegna, egli non imparerà niente, sarà peggio di un animale. Perché? Come mai l'unico essere intelligente della Terra è il più incapace di badare a se stesso, è il meno autonomo, il più dipendente? Non è forse perché Dio lo voleva costringere a riflettere sul suo bisogno di dipendere da Lui? Non è forse perché il Signore desiderava che l'uomo utilizzasse la sua intelligenza per elevarsi al di sopra della vita puramente istintiva dell'animale? Amici miei, fratelli miei, l'intelligenza è la massima somiglianza dell'uomo con Dio. L'intelligenza è l'immagine di Dio nell'uomo. L'intelligenza deve essere esercitata nella decisione di tornare a Dio, di ubbidire a Lui, di convertirsi, di rinnovare la conversione. Rimanere in uno stato di indecisione significa non usare l'intelligenza, significa rinunciare all'unica differenza fra un essere umano e un animale. In un qualsiasi processo decisionale ci sono tre possibilità di reazione: accettazione, rifiuto o indecisione.
Il Signore vi rivolge l'invito di mettere in pratica la sua verità. Potete accettare, rifiutare o rimanere in uno stato di indecisione ad oltranza. L'accettazione è la reazione ideale. Ma fra le due restanti, qual è la peggiore? Alcuni pensano che il rifiuto sia peggiore dell'indecisione, ma non è vero. Gesù dice esattamente il contrario. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Essere freddo significa rifiutarsi di ubbidire a Dio. Essere fervente significa accettare la sua volontà. Essere tiepido rappresenta lo stato di indecisione. Amici miei, l'indecisione è peggiore del rifiuto. Gesù afferma: preferirei che tu fossi freddo piuttosto che tiepido. Ecco perché oggi, all'ultimo dei nostri incontri, vi voglio suggerire di mettere da parte l'indecisione. A Saint-Pierre le elezioni dell'11 maggio non ebbero mai luogo. 3 giorni prima la città era stata carbonizzata. La grande festa cittadina dell'8 maggio non elevò mai verso il cielo i suoi clamori, perché alle 7:51 del giorno festivo il cielo aveva tuonato contro la città la sua nube mortale. La nostra terra programma opere colossali, elezioni e feste, ma chi lo sa se questi eventi avranno luogo? Gli abitanti di Saint-Pierre non fecero in tempo a godersi la festa per la quale avevano rimandato di allontanarsi dalla città, e i politici non fecero in tempo a giungere alle elezioni per le quali avevano erroneamente tranquillizzato la gente spaventata. Certo, le feste e le elezioni hanno la loro importanza, ma la festa che conta veramente è quella che si terrà nella Valle di Benedizione. Le elezioni che contano maggiormente sono quelle spirituali, che hanno 2 soli candidati, Satana e Dio. Amico mio, per chi voti? Per il Signore o per il grande nemico di Dio? E ricorda, a queste elezioni l'espediente della scheda bianca non funziona, tantomeno l'assenteismo alle urne. Gesù disse infatti: chi non è con me è contro di me. Se non voti per il Signore, avrai votato per Satana. Ecco perché lo Spirito Santo vi chiede di rispondere chiaramente o con un sì o con un no. Naturalmente il vostro sì può anche essere il sì di oggi, ma da realizzarsi domani. Però l'importante è che la decisione sia temporale, che sia una decisione a scadenza, a tempo definito. Non deve essere un sì generico, un forse, un chissà, un vedremo, un dopo imprecisato. Una decisione atemporale, indefinita, senza scadenza. No, perché nella valle della decisione non c'è posto per i forse, chissà, può darsi, vedrò. Amici, oggi la vostra non è più la valle di Giosafat, è la valle della decisione. Domani potrebbe divenire la valle del giudizio, oppure la valle di benedizione. Dipenderà dalla vostra scelta. Perciò, carissimi fratelli e amici, concludendo desidero mettermi nei panni di Giosafat per dirvi: credete nel Signore e sarete al sicuro. Credete ai Suoi profeti e trionferete. Questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Solo domani presentatevi e tenetevi fermi. Presentatevi pure domani se necessario, ma decidetelo oggi. Ricordate, una decisione temporale, definitiva, a scadenza precisa. Il Signore vi benedica.